Bianca, 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 Stefano Rodotà, Stefano Rodotà, D'Alema, Marini, Bianca, Bianca, Prodi, Bianca, Bianca, Rocco Siffredi. Andrea De Maria, deputato del Partito Democratico, beh, intanto questa figura bisogna trovarla, è una ricerca che stiamo mettendo in atto, per questo in questo momento stiamo votando scheda bianca. Dobbiamo trovare una personalità di altissimo profilo che raccolga il massimo di consenso tra i grandi elettori, io dico prima di tutto nel PD e nel centro-sinistra. Poi certo questa figura dovrà dare vita a un governo. Io resto convinto che la strada migliore sia un governo a guida di Pierluigi Bersani che realizzi gli 8 punti che abbiamo presentato al Paese. Certamente l'esito di questo voto sarà molto importante anche per il futuro governo da dare all'Italia. Bersani non è più nessuno, non è più nessuno, ha fregato pure il parente mio. Io dico Bersani da fare una cosa giusta, ritirare Marini e votare Rodotà. Rodotà è così, può fregare a Grillo da fare il governo insieme. E Berlusconi se ne deve andare a dormire. Se se ne va all'estero ancora meglio. Va bene? Siamo il bene comune dell'Italia ed è per questo che proponiamo Stefano Rodotà. Rodotà! 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 Hamid Masumi Nejad, Montecitorio, Roma.